buonasera a tutti. Allora, perché questa serata stiamo qua? Perché? Innanzitutto per ricordare un caro amico, il nostro amico Franco. Sono passati ormai 20 anni. Per chi è stato amico di qualcuno, ricordarlo non è cosa facile, perlomeno non con un discorso. E per tutti quanti noi è stato proprio così. Perché abbiamo deciso che forse la maniera più bella per ricordarlo è fare una cosa che abbiamo fatto insieme. Una cosa che abbiamo fatto insieme che voi vedrete in uno spettacolo, Viaggio all'Utopia. Per noi invece è una miriade, un caleidoscopio di ricordi, di stupidaggini dette, di battute da cazzabuboli, come diceva lui, di prove venute in una maniera, venute in un'altra, di battute, di scene, di momenti. Noi vogliamo per un qualche istante, per questa oretta che passeremo insieme, cercare di rivivere quelle emozioni che noi abbiamo vissuto con Franco, trasmettendole anche a voi, per quanto possibile, e per quanto il lignaggio degli attori lo consente. Quindi ci proveremo. Buon divertimento. Magnaio, un applauso. Eccoci qui riuniti. Ci siete tutti? Più o meno, mi sembra, insomma, abbastanza. Pochi eravamo e pochi siamo, mi sembra, quindi dovremmo essere più o meno tutti. Comodi, comodi sulle vostre sedie. Siete a bordo del fantastico vascello KZ. Siamo nel 1990. Vi sentite tutti più giovani, eh? Marinaio? Sì, c'è una ventata di giovinezza. Ancora credevamo alla cicogna in quell'epoca. Anche la Befana. Eh sì. Vi sentite quindi tutti giovincelli, eh? Però proprio perché siamo nel 1990, spegnete quei maledetti cellulari che non l'aveste già fatto. Tanto all'epoca non li avevano ancora inventati, perlomeno non così piccoli. E staccatevi per un'ora dal mondo, da questo mondo, un'ora sola, staccatevi per un'oretta e facciamo un viaggio. Un viaggio sulla nave volante di Franco. Non sarà la solita noiosa crociera dei ricconi d'estate, magari avercela una volta, però va bene. Sarà invece un viaggio nella fantasia, sarà un viaggio, una crociera immaginaria insieme al nostro Franco. Ma della crociera e delle navi da crociera abbiamo conservato una cosa peculiare: l'orchestra. Eccola qui, fate rumore con qualcosa simile al tamburo. Faranno ballare, non vi preoccupate, non vi porta nessuno in discoteca, vi faranno ballare tra le onde e adesso con i musicisti. La tempesta è finita, marinaio, al porto lì, eccoci qui. Adesso ve li presento ai flauti: Adriana Montori, Stefano Paone Porgaletto, Giancarlo Federico Piano. Marco Conti, violino. Rodini, clarinetto, flauto, sax, spillatrice, aspirapolvere, via! E ultimo, ma non ultimo, Massimo Frezza, live electronics! Elettricista! Sempre, sempre un elettricista a bordo, bravo marinaio!
Eccoci qua. E attenzione, questi musicisti vi faranno ballare in mezzo alle tempeste. E quindi partiremo immediatamente per il viaggio nella fantasia e nella mente del nostro Franco. Il suo mondo, speriamo, tornerà tra di noi. I suoi disegni si risveglieranno. L'equipaggio del vascello volante KZ è in piedi. Lì, il grande Alfredo Sikorsky, il nostro gaudente medico di bordo. Sikorsky. Sì, per noi, dell'equipaggio. Sì. Non contraddire mai più il tuo comandante. Prego. Eccolo lì, gaudente medico di bordo. E in disparte, in sordina, come amava fare lui, l'ufficiale cartografo e timoniere Frank. Poi il marinaio tuttofare Gianfra, il marinaio tuttofare sei tu. Eccolo qui. Marinaio, sì. Bravo. E infine il comandante Barboner. Bravo. Così. Siamo tutti pronti. Eccomi qua. Marinaio? Sì? Sveglia! Eccomi. In piedi! Pronto! Salpa l'ancora! Si parte! Via!
dopo le tempeste, i tuoni, i fulmini, in mare e in cielo? La nostra nave ha bisogno di riparazioni, marinaio. Cosa devo fare, comandante? Vai in sala macchine! Controlla, pulisci, svegliati! Olio di gomito, olio di gomito! Forza! Ancora qui, Sam! Ma cosa vedi? La risata. Thank you.
prigione su questa nave. Via, pronto! Thank you.
Franco, il cartografo, studioso e controllore della rotta del vascello KZ. Durante le lunghe notti, insonni, sotto coperta, amava disegnare luoghi mitici, coppie che danzavano. Sì, adesso mi ricordo. Spesso gli portavo il caffè, gli piaceva tanto il caffè, il mio caffè, e modestamente io lo so fare bene il caffè. Lui diceva sempre che non aveva tempo per dormire, fantastiche creature dovevano uscire dalle sue matite, che tratteggiavano rapidissimi segni sottili. Sottilissimi. Mi diceva di mettermi in posa, così, colà. Come premio poi mi serviva un bicchierino di liquorino. Lui diceva che era fatto dalla sua mamma. Buono, buono. Io vedevo intorno tanti libri, tutta la sua cabina ne era piena, pure la brandina. E disegni di qua, disegni di là, disegni di giù, disegni di su. Thank you.
Franco, un cartografo preciso, un artista, un architetto, che immaginava città sconfinate, labirinti infiniti. Li ha regalati. E già, comandante. Allora vediamo. Thank you.